Vediamo gli aspetti pratici sia di utilizzo di MySQL che del JDBC. Allora, se installate il server di MySQL, vi troverete tra i vari servizi di sistema, questa è la console di Windows, ma anche su Mac c'è la cosa analoga, con tutti i vari servizi di sistema, un servizio che si chiama MySQL, in questo caso 5.5. Quando nella procedura di installazione vi chiederà a un certo punto se volete che questo servizio si avvii in automatico oppure no, io consiglio di dire di no perché è inutile avviare MySQL tutte le volte che accendete il PC, lo avvieremo noi a mano quando ci servirà. Quindi in questo caso è stato un servizio che è stato registrato con avvio manuale e in questo momento non è avviato. Se volete potete fare partire o fermare il servizio MySQL direttamente dal pannello di controllo, oppure noi lo vedremo attraverso il workbench. Il workbench è questa bestia qua. Che è, se vogliamo, lo strumento di gestione di MySQL. È diviso in tre parti. Quella centrale è modellazione dati, per oggi non lo useremo. Ci permette di disegnare cose molto simili a diagrammi entità-relazioni, quindi progettare le tabelle in modo grafico. È un tool di disegno. Poco più disegno, però, che comprende chiaramente il database, comprende i tipi di dato MySQL, comprende le relazioni, i trigger e tutto, e poi ci permette, una volta che abbiamo disegnato, salvato questo progetto grafico, no, commentato, eccetera, di agganciarsi in un database e creare effettivamente le tabelle nel database vero e proprio, no? Con un'operazione di engineering del database a partire dal modello. Lo useremo sicuramente quando cominceremo a progettare database che comprendono più di una tabella. Gli altri due pannelli, quello di destra e quello di sinistra, quello di destra si chiamano amministrazione del server, quello di sinistra si chiamano sviluppo SQL. No? Quando avete appena installato vi compare così. Amministrazione del server, tu puoi amministrare, scegliere uno, due o più server diversi da amministrare, da gestire. In questo caso ne abbiamo uno solo che è sulla nostra macchina, ma in teoria si potrebbero anche gestire server su macchine diverse. Amministrare server significa essenzialmente farli partire, stoppare, riavviare, vedere le connessioni, fare i backup, ripristinare copie di backup vecchie, cose di questo genere, dei dati. Sulla sinistra invece c'è lo sviluppo SQL vero e proprio in cui posso creare database, creare tabelle, modificare tabelle e minimamente anche modificare i dati, anche se poi uno non si mette a modificare i dati lavorando direttamente sulle tabelle, ma per operazioni di emergenza si può fare. Allora, noi la prima cosa che dobbiamo fare è partire. Quando avete installato MySQL vi ha chiesto anche, vi avrà chiesto la password di un utente root, che è l'utente che ha tutti i privilegi sul database. No? Io per massima sicurezza come password di root ho messo root di nuovo, però potete mettere anche qualcosa di più furbo, che è la credenziale di più alto livello con cui potete collegarvi al database. Poi con calma, un passo alla volta, impareremo anche a creare un utente con livelli di privilegi inferiori con cui collegarsi alle tabelle per non far danno. Allora, prima cosa che possiamo fare, io avvio questa finestra. E mi dice che questo database, MySQL locale, status stopped, è fermo. Quindi io posso usare il workbench per cercare di avviarlo. Quindi qui sono entrato, dicevo, nel pannello di destra, amministrazione del server. L'amministrazione del server ha queste varie voci, tra cui startup e shutdown, è quella che serve ad avviare il server. Starting, mi chiede la password di root. E a questo punto è ready, è running, no? È in funzione. Quindi nel server status comincio a vedere delle cose, mi fa vedere, beh, in questo caso a livello di sistema di macchina quanta CPU sta usando
e quanta memoria, ma non solamente MySQL, tutti i processi della macchina. E poi mi fa vedere delle misure, dei grafici che sono relativi alle prestazioni del server stesso. Adesso su questa risoluzione di schermo non si vede tutto, ma ci sono delle parti che sono tagliate, perché il Workbench non lavora molto bene con schermi piccoli. E sotto fa vedere l'elenco delle connessioni attualmente attive, ma ce ne sono due, e sono le mie finestre che sono collegate, no? Che sono collegate al server. Da qui si riesce a fare poco altro, vedremo più avanti il discorso di creare nuovi utenti, nuovi privilegi, e lo faremo da qua. Ma se no, quello che abbiamo fatto è stato quello di creare un nuovo database, di avviare l'istanza del database. Ce l'abbiamo attivo. Adesso vogliamo magari provare a creare un database che contiene, continuando l'esercizio della settimana scorsa, i dati della nostra prenotazione. Quindi dobbiamo creare innanzitutto un database e all'interno di questo almeno una tabella che contenga i dati che i nostri utenti, no, inseriscono sul form. Allora, per far questo non è più una questione di amministrazione, è una questione di sviluppo. Allora andiamo da quest'altra parte e apriamo una finestra. Questo è uguale, in realtà sono sinonimi, fanno la stessa cosa. E queste finestre, ogni volta che ci colleghiamo, è tutto molto ben integrato, ma per renderci conto noi stiamo usando un'applicazione che è MySQL Workbench, che poi a sua volta si collega col server MySQL su internet, poiché internet sia in questo caso tutto localhost, è trasparente, è irrilevante. Infatti vedete che per poter lavorare devo aprire una connessione localhost 2.3306, cioè apre un nuovo socket su quella porta, apre una nuova connessione di rete. Quindi questa è un'applicazione come tante altre, sviluppata dalla Oracle, che si collega al database e mi permette di amministrarlo. Non è il database, non sto usando il database. Quindi apro una connessione e mi apre una finestra di tipo diverso. Vedete che prima si chiamava admin, la finestra. In questo caso si chiama SQL Editor, che mi permette di editare i contenuti. Allora, se vado a vedere la finestra di amministrazione, mi fa vedere che in realtà adesso ci sono aggiunte altre due connessioni al database, che sono quelle di quella finestrella. Adesso noi cosa vogliamo fare? Vogliamo creare un nuovo database e creare una tabella al suo interno. Qua sulla sinistra abbiamo l'elenco dei database che sono già presenti su questa macchina. E per ogni database, alcuni sono già database di esempio che di fatto vi compaiono quando installate MySQL. Di ogni database ciò che mi fa vedere sono le tabelle definite, le viste che possiamo definire e quello che chiamo routine, che sono le procedure memorizzate. È possibile memorizzare dentro il database anche delle cosiddette stored procedure, no? Dei metodi che possono essere richiamati. Noi partiremo da quella più semplice, cioè le tabelle. Ciascuna tabella in realtà è una serie di colonne, una serie di indici che possono essere definiti su queste colonne, di chiavi esterne e di trigger. Ma quindi una vista strutturata, anche secondo me anche abbastanza semplice, di tutte le proprietà SQL del database. Ciò che vogliamo fare noi è creare un nuovo database in cui mettere le nostre tabelle per il nostro sistema di prenotazioni. Per far questo usiamo questi bottoni qua in alto, che sono crea un new schema. Schema è il gergo SQL per dire database. Uno schema contiene delle table. Quindi noi creiamo un nuovo schema, lo chiamiamo prenota, o prenotazioni, ad esempio. Database prenotazioni, apply. Allora, come funziona il Workbench? Mi dà delle finestre di dialogo in cui io posso impostare le informazioni che mi servono. Poi ho un bottone, quasi sempre apply, che prende le informazioni e le traduce in un'istruzione SQL e me la fa vedere. Finora il database non sa ancora nulla. Quando io cliccherò su apply a questo punto, manderà questa istruzione SQL al server di database, il quale la eseguirà. Quindi finora non ha ancora fatto nulla. In realtà io volendo posso modificarlo, ma soprattutto posso anche imparare un pochino l'SQL
creando graficamente delle operazioni e poi vedendo qual è il costrutto SQL corrispondente. Allora, qui vedete che è stato creato un nuovo database prenotazioni, non guardate quello sopra, prenotami, che l'ho fatto io di prova prima, che è vuoto, quindi tabelle non ce n'è nessuna. Io voglio creare almeno una tabella che corrisponde ai dati del nostro utente, no? Come l'avevamo chiamato? Utente, quel utente Bing, no? Se non sbaglio. Quindi creiamo una tabella che ha lo stesso nome del nostro Bing, tanto per ricordarci che è la stessa cosa. Allora uso quest'altro bottone, creiamo una tabella, oppure tasto destro qua, crea tabella. E ci togliamo un po' di roba intorno, così abbiamo un po' più di spazio. Cosa vuol dire creare una tabella? Significa specificare il nome della tabella, beh, poi c'è un campo commenti se vogliamo spiegare qualche cosa, e poi le colonne che costituiscono questa tabella. Allora, il nome della tabella era, abbiamo detto, che è utente, e poi ha fatto di quante colonne. Ci sarà sicuramente la colonna, abbiamo detto che era nome, vado a memoria, spero di non sbagliare, che è una stringa. Quindi qui ho il nome della colonna, il tipo di dati, varchar di 30 caratteri, e poi ho una serie di caselline che dà gli attributi di questa colonna. PK significa primary key. Questa colonna è la chiave primaria? Sì, no. Not null. Il campo è obbligatorio? Sì, no. UQ sta per unique. Deve assumere valori univoci non ripetuti? Sì, no. Le altre ci interessano molto meno. Binary, se è un campo binario oppure asci. ZF sta per zero fill, cioè se non do nessun valore lui ci mette zero. Oppure AI sta per auto increment, lo useremo spesso. Un campo numerico che si incrementa da solo. Ogni volta che inserisco un nuovo valore, assume un valore intero nuovo diverso dagli altri. Quindi è un modo per generarsi da solo le chiavi primarie. In questo caso il nome non è nessuna di queste cose, abbiamo l'email, che anche questo è una stringa, beh, in questo caso è 2045, va bene questa, potrebbe essere la chiave primaria l'email, nel senso che i nostri utenti li identifichiamo attraverso il loro email, oppure no, che noi decidiamo che l'email sia la chiave primaria o no di questa tabella, ha impatto, ad esempio, su che cosa l'utente potrà fare. Se l'email è la chiave primaria, l'utente non potrà mai più cambiare email una volta che si è registrato. Se invece vogliamo che l'utente un domani possa cambiare la mail, gli devo dare un ID univoco separato, indipendente dall'email, e poi lui dargli le procedure attraverso le quali con tutta sicurezza la potrà aggiornare. No? Quindi, ma in questo caso mi sembra abbastanza semplice, possiamo lasciarlo così. In realtà stiamo creando una tabella un po' così alla buona, per dire, tanto per fare una prova, in realtà per creare il database è una delle cose più importanti di un sito, perché il database una volta che l'hai creato non lo tocchi quasi più, toccarlo è molto più complicato che non toccare il codice applicativo, e quindi dovremo poi fare tutta la modellazione entity relationship, dovremo, partendo dai requisiti di sistema, dalle funzioni che vogliamo implementare, e poi si progetterà il database. In questo caso lo stiamo facendo in modo proprio veramente estemporaneo, tanto per riuscire a provare a collegarsi. Poi abbiamo detto gli altri campi erano l'età, se non sbaglio, che era un intero. Poi un altro campo era la data, che è un tipo date. Aspetta, come si chiamano i tipi in SQL? Date time, se non sbaglio. Date time. Ah, poi c'era il prezzo. Prezzo che è un tipo reale, quindi un double, c'è un float da qualche parte. Questi sono l'elenco dei tipi di dati supportati da MySQL, alcuni li riconoscete perché sono quelli standard MySQL, standard SQL, altri no perché sono specifici di MySQL, quindi ok, possiamo dire che questi campi siano tutti obbligatori, ad esempio. Quindi selezioniamo not null, stiamo descrivendo la tabella, le varie colonne. Qui possiamo lavorare qui, oppure ciascuna colonna in realtà è anche ripresa qua sotto, il nome,
il tipo di dato, il valore di default se serve, e poi i vari attributi, primary key, not null, eccetera, eccetera, se vogliamo. Poi su questa tabella è possibile definire degli indici, uno viene definito automaticamente grazie alla chiave primaria, dei vincoli di chiave esterna, dei trigger o altre cose, no? Ma che al momento non ci servono, tutte cose che attengono, se vogliamo, alla progettazione del database. Una volta che abbiamo deciso tutto questo, c'è il nostro caro apply che fa il suo lavoro, creiamo la tabella. Applica, mi converte le mie opzioni in un comando SQL che viene mandato al server. Esegue lo statement, lo script è stato eseguito con successo e applicato al database. E quindi adesso nella finestra database, tra le tabelle, compare la tabella utente che ha tutte le colonne che abbiamo deciso. Questa operazione normalmente si fa una volta sola, nel senso si crea il database e poi il sito ci lavora sopra, ci carica i dati dentro, eccetera. Allora, noi tanto per fare qualche cosa possiamo pensare di caricarci dentro qualche dato, due o tre dati di prova e poi fare una query per vederli, no? Normalmente i dati li inserirei attraverso l'interfaccia web, ma per ora mettiamoci qualcosa dentro. Se noi vogliamo modificare il database, vado sulla tabella, faccio doppio clic, scusate. Data una tabella io posso fare varie cose. Una è alter table e mi riporta a questa finestra in cui posso modificare le colonne, le proprietà, eccetera, eccetera, proprio modificare la struttura della tabella. Oppure è Edit Table Data, che mi permette di modificare il contenuto della tabella. Quindi mi presenta una griglia con i dati attualmente presenti, cioè nessuno, in cui io posso scrivere, vabbè, mettiamo una riga, un po' di dati, la data è oggi, quindi è 18/10/2012, sperando che non gli piaccia, che gli piaccia, il prezzo è 10, questa qua non so cosa sia, perché l'ho messa per sbaglio. Quando faccio apply, mi fa l'istruzione di insert, sì, non gli piace come ho scritto la data, perché devo scrivere 2012/10/18. Ok, e gli è piaciuto. Questa utente call mi è scappata, quindi andiamo a cancellarla questa colonna. Alter table, utente call, cancella la colonna selezionata, applica. Ok. Quindi qua posso andare ad aggiungere altri dati. Che ne so, 31/12, prezzo 15, eccetera. Le sto aggiungendo a mano tanto per avere qualche cosa nel database. Ogni volta posso sempre rinfrescare la tabella, aggiungere, cancellare, quindi da un minimo di capacità di editing direttamente sulla tabella del database. Allora, ah sì, no, te è un int, l'ho dichiarato come colonna di tipo intero. Eh no, questo è un database, lì è un varchar, quindi una qualunque sequenza di caratteri, lunga fino a, mi sembra che sia finito a 45, quello è. A livello di database non puoi far nulla. Allora, il database diamo per scontato che nessuno ci mette le mani dentro. Quindi, quando andremo a scrivere dalla nostra applicazione Java dentro il database, dovremo scrivere dati che siano stati validati correttamente. Sì, cioè non vado a fare la validazione dei dati che ho appena letto, la vado a fare in scrittura. Scrivo dati puliti e poi quando leggo mi aspetto che i dati siano puliti, nei limiti della capacità. Ok. Allora, proviamo a fare la prima pagina JSP che usando le cose che abbiamo imparato prima stampi questi dati qua a video, che sono anche solo il nome e l'email, per non andare a impelagarci nelle date. Allora, andiamo a prendere il nostro progetto che abbiamo fatto la volta scorsa.
E come prima cosa dobbiamo aggiungere, perché lui possa funzionare, il driver JDBC al progetto. Altrimenti, quando proviamo a collegarci, Tomcat ci spara un'eccezione e ci blocca subito. Allora, bisogna sapere dove, quando abbiamo installato il tutto, è stato salvato il file jar. In questo caso qui ce l'ho in Program Files. MySQL ConnectorJ e c'è questo file MySQL ConnectorJava.jar che è ciò che ci serve. Questo è stato copiato lì, è stato installato in quel posto. Noi lo dobbiamo prendere e copiare con un copia e incolla dentro WebInf lib. Io qui l'avevo già fatto prima. Quindi copia, incolla il file qui dentro, quindi deve finire dentro la directory lib. Solo così sarà visibile a Tomcat, o meglio, non solo così, abbiamo detto che ci sono tre modi diversi, ma questo è il modo più semplice, più diretto. Ok? Quindi quando creeremo il progetto, questo file verrà copiato dentro il pacchetto di file che viene passato a Tomcat per lavorare. Adesso possiamo provare a creare una pagina JSP, possiamo chiamarla elenco prenotazioni, tanto mi concedo di non farla con la modalità Model View Controller, ma tanto perché ci stiamo concentrando sul JDBC. Poi andremo a riorganizzare il codice pesantemente per riadattarlo al Model View Controller. Quindi per ora facciamo una pagina JSP, dimentichiamoci che conosciamo il pattern Model View Controller, diciamo in questa pagina vogliamo vedere l'elenco dei nomi delle persone già prenotate. Ok? Allora, facciamolo tutto in Java, tanto alla fine il lavoro è tutto Java, quindi apriamo un bello scriptlet e ci lavoriamo dentro. Allora, dobbiamo implementare quei 7 passi famosi. Il primo passo è collegarsi al database. Caricare il driver e aprire la connessione. Allora, caricare i driver, abbiamo detto, dico al class loader che mi interessa usare questo driver, caricare questo driver, caricare, non usare. Se io vorrei, volendo qua a questo punto potrei caricare 100 driver diversi, poi quello che viene usato lo decide il driver manager. Fatto questo, posso finalmente attivare, cioè richiamare il driver manager per aprire la connessione. Per aprire la connessione mi serve una stringa di connessione. Quindi definisco una stringa di connessione, connection URL. Con la sintassi che abbiamo visto, l'indirizzo di connessione è fatta da JDBC, sempre lui, due punti, MySQL, noi useremo sempre questo, barra barra, host, macchina su cui gira il server di database, localhost, eventuale porta che è 3306, quella di default, se non l'abbiamo toccata, la sa già, nome del database. Il nome database è quello che abbiamo appena creato qua, si chiamava prenotazioni. E poi eventuali parametri, tra cui utente e password di collegamento. Sempre nella foga di fare qualcosa in fretta, usiamo l'utente root, user uguale root, e la password che ho dato, segretissima, root. Di nuovo. Normalmente creeremo poi un utente a livello di database per ogni applicazione web e questo utente avrà solamente i diritti di leggere, modificare i dati, non di modificare le tabelle, eccetera, no? Per essere sicuri che poi l'applicazione web non cancelli tutto per sbaglio o non vada a inserire dati in un database che non c'entra. Ma per ora ci fidiamo di noi stessi. Quindi abbiamo la stringa di connessione, possiamo usare questa stringa per collegarci al database.
connection, chiamiamolo con, uguale driver manager punto get connection connection URL. No? Questa è l'istruzione con cui carichiamo il driver effettivamente e apriamo il collegamento col database. Qui è rosso, si arrabbia perché non conosce questi oggetti e noi dobbiamo andare a sceglierli sempre, ricordiamoci, dal pacchetto java.sql. Quindi driver manager lo prendiamo da qua, connection anche, contro spazio, lo prendiamo a connection, ce ne sono diversi, vedete che c'è un com.mysql.jdbc, no, non lo vogliamo questo, non lo vogliamo vedere, java.sql.connection, sono oggetti diversi, non confondiamoci, se prendete quello del package diverso, sbagliato, poi non vi funziona, ce ne sono tanti che si chiamano connection, bisogna sempre fare attenzione, quindi non prendete il vizio di cliccare sulla prima voce che trovate. Allora, a questo punto la connessione è aperta, per mantenere le promesse che ho fatto, la prima cosa che faccio è la chiudo subito. Subito. Scrivo subito l'istruzione per chiuderla, in modo da non dimenticarla. Il resto del codice lo metto qua in mezzo. Allora, abbiamo detto, vogliamo stampare in questa pagina i nomi e le mail, magari, delle persone che si sono registrate. Magari anche il prezzo, via, così facciamo il totale, stampiamo anche il totale dei prezzi. Allora dobbiamo definire la query SQL che ci dà i dati che ci servono. E la costruiamo come stringa normale. Allora io poi qua mi faccio sempre aiutare dal workbench. Non vado a scrivere la query da qua direttamente a mano, no? Perché poi se ho un errore di sintassi me ne accorgerò solo quando userò l'applicazione web. Allora, le query mi conviene scriverle, provarle prima qui, c'è una finestra query, se ne possono anche aprire più di una, in cui provare le query stesse. No, io posso scrivere ad esempio select asterisco from, come si chiama la tabella? Utente. Questo pallino qua mi dice se la sintassi a lui sembra corretta o no, e poi il lampo esegue la query. E dice, dove è andata? Ah, aspetta, dice che non c'è il database selezionato, devo selezionare il database, seleziona come default e poi lo eseguo. Ok. Quando eseguo una query, lui mi apre un altro pannellino, comincia a diventare un po' affollato lo schermo, con i risultati della query. Due righe per 5 colonne. In realtà quello che io voglio vedere non è solamente, non è il nome, non è tutto, ma solamente il nome, l'email e il prezzo. No? Quindi qua iterativamente lavoro, aggiusto la query, diciamo così, correggo eventuali errori di sintassi, quando ce l'ho pronta, copia e incolla. E me la porto nel mio codice Java. Questo caso è molto semplice. E la metto qua. E poi non mi rimane che fare in modo che questa query venga lanciata dal mio server al database. Devo creare un nuovo statement. Facendomelo creare dalla connection. Create statement, e l'oggetto statement è di tipo
di nuovo devo andare a prendere il package in cui è definito statement java.sql. Facendo così io sto aggiungendo, facendo questi click, degli import uno a uno degli oggetti che uso. No? Se volessi, se fossi un pochino più pigro avrei messo una volta per tutte java.sql. Asterisco, no? E mi sarei tolto il pensiero. Statement, e a questo punto eseguo la query. ResultSet rs uguale st.executeQuery. Vedete qua tutti i metodi che ha, cioè l'execute query, che è quello che ci serve, in cui gli passo la stringa SQL, cioè questa stringa di testo che ho appena preparato. E il risultato me lo metti in oggetto, resultSet, sempre java.sql, qui Eclipse non mi sta rompendo le scatole con le eccezioni, perché sono dentro una pagina JSP. E quindi di fatto tutte le eccezioni vengono gestite, se non scrivo un try catch esplicito, vengono mandate a Tomcat, che le gestisce lui mostrandomi una pagina di errore. Se io queste linee di codice le scrivessi dentro una classe Java, dentro un metodo di una classe Java, come faremo poi sempre, ciascuna di queste istruzioni qua può generare delle eccezioni, quindi deve esserci un grosso try catch all'inizio che cattura perlomeno SQL exception. No? Se qualcosa non va, cosa deve fare? Beh, stampare un messaggio di errore e chiudere la connessione. Adesso non ce lo dice perché tutte queste eccezioni, bontà nostra, il container le gestisce lui, le cattura lui. Siamo arrivati a fare la query, l'abbiamo già fatta, e il result set contiene a questo punto da 0 a 10 milioni di risultati. Tutti questi risultati li vogliamo mostrare a video. E in più vogliamo anche mostrare il prezzo totale, no? Abbiamo deciso. Quindi il prezzo totale, ci serve una variabile intera su cui fare i conti, e la lettura dei dati avviene semplicemente attraverso questo ciclo while resultSet.next. Finché ci sono ancora righe da leggere del resultSet, dammele. E queste righe possono andare a finire, ad esempio, il nome. Sappiamo che c'è il nome, l'email e il prezzo. Allora, il nome lo memorizziamo in una stringa che chiamiamo nome, da rs.getString di nome. Quindi sto dicendo, nella riga attualmente selezionata, guarda la colonna che si chiama nome, convertila sotto forma di stringa e memorizzala qua. La stessa cosa con la mail. E poi ho il prezzo, che era un double. Sì, anche il prezzo tot, è meglio che sia double, perché potrebbe esserlo. Double prezzo uguale rs.get double, credo che ci sia, sì, get double, di prezzo. Qui l'ho fatto a mano, in realtà noi avevamo già una classe che gestiva questi parametri, che era il Bing, utente Bing. Quindi avrei benissimo potuto creare un oggetto di classe utente Bing e poi fare set nome, set email, set prezzo, per memorizzare i dati in una forma un pochino più strutturata, che è quello che faremo, ma per ora ci basta questo. Dopodiché prezzo tot lo incremento della quantità prezzo e alla fine stampo a video i dati, no? Quindi out.print line quindi un paragrafo in cui scrivo. Dovrei fare una tabella, una lista puntata, ma però rimetto come paragrafi il nome, poi ci metto magari uno spazio, un trattino, ci metto l'email e poi ci aggiungo ancora uno spazio, un trattino e ci aggiungo il prezzo.
Dopodiché chiudo con barra P, punto e virgola. Cioè i valori che ho appena letto li metto nella pagina. E alla fine di tutto potrò scrivere ancora un'altra riga che legge prezzo totale uguale. Due punti. Poi ci metto il prezzo, quindi per metterci il prezzo devo uscire da questa stringa. E stampo il prezzo totale. Volendo fare il precisino, avendo, oh pardon, non qua, ah sì, non qua, sì, giusto. Volendo fare il precisino, alla fine di questo ciclo while, il result set non mi serve più. Rimane aperto anche se ho finito di leggerlo, perché in teoria potrei tornare indietro, potrei ripartire dall'inizio. Quindi volendo, statement.close, posso chiudere lo statement a cui è associato questo result set dicendo al database, guarda, ho finito di lavorare con i risultati di questo statement. Quindi da questo punto in avanti l'oggetto result set diventa non più valido. Però se, sapendo che 2 millisecondi dopo chiudo la connessione, in pratica non mi cambia nulla, no? L'importante è che chiuda la connessione. Fatto. Allora, vediamo se funziona. Di cose che possono andare storte ce ne sono parecchie. Vediamo se funziona al primo colpo. Peccato, ha funzionato al primo colpo. E questo è l'output di quella pagina, che contiene, non c'è da stupirsi, no? I dati che erano presenti in quella tabella del database. Prezzo totale, 10 più 15, abbiamo fatto il conto noi man mano che leggevamo. Alternativamente avremmo anche potuto chiedere al database di fare i totali, facendo un'altra query, select somma di prezzo, e mi avrebbe restituito una tabella di una riga per una colonna da cui estrarre quel dato. Ok, questo quando va bene. Quando va male vi trovate di fronte a cose di questo genere. Non so, pensiamo che magari sbagliamo la password. Per mettere un... Allora, quello che troviamo è un messaggio di questo genere, è un'eccezione riportata da Tomcat, chiaramente, dove non andiamo mai a leggere il primo blocco di funzioni perché non serve a niente, perché dice che è una classe di gestione delle eccezioni. Ma andiamo a vedere quella che lui chiama root cause, causa prima, causa iniziale, e mi dice java.sql.sqlexception, quindi ho generato un'eccezione, in realtà è una servlet exception che include in pancia, no, al suo interno una SQL exception, e il contenuto della SQL exception è questo messaggio qui. Access denied for user root and localhost using password yes, no? Vuol dire, attenzione, questo utente qui mi ha dato una password, ma... Non l'ho, la password era sbagliata probabilmente perché non gli ho lasciato, non ho lasciato entrare. E qua sotto vi fa vedere il contenuto della SQL exception, ma alla fine la vera informazione sta qui, cioè in questo messaggio, qual è il contenuto dell'estensione SQL, e l'altra informazione mi viene detta qua, cioè dove è stata scatenata l'eccezione. Pagina elenco prenotazione.jsp alla linea 20. Poi lui è talmente gentile da mostrarmi le linee con il numero di linee a fianco. Quindi con questa informazione, a che linea e qual è il motivo, dobbiamo riuscire a capire che cosa è andato storto nel database. Per fare qualche altro esempio, no, se noi... fatemi mettere un'altra cosa al posto di MySQL. Questo è ciò che salterebbe fuori
vai via. Questo è ciò che salta fuori quando lui non riesce a trovare. Vabbè, no, ti dice o no suitable driver found, non sono riuscito a trovare un driver adatto per questa JDBC. Quindi quando non trova il JDBC driver, beh, in questo caso non lo prova perché non esiste. Ma quando lo trova ti dà questo esempio qua. Quindi in questo caso, per questo messaggio di errore, dovete andare a cercare, no, essere sicuri di avere il JDBC driver nel WebInflib e avere nel frattempo riavviato Tomcat. Qui ha funzionato tutto al primo colpo perché ho copiato il JDBC prima di avviare Tomcat la prima volta. Se però voi state già progettando, facendo qualcosa, non è detto che al primo colpo lui si accorga che c'è questa libreria, perché non si ricarica tutto ogni volta. Così come altri errori più, diciamo, di contenuto, se voi sbagliate la query, che ne so, anziché nome scrivete nomi, no, qui è un errore di sintassi nella query, anche qua arriverà, com'è che si fa a chiudere in fretta, starà così, arriverà un messaggio che è, non facciamoci spaventare dal fatto che mi scrive tre righe di errori, alla fine mi dice il problema è sulla linea 25, e 25 è l'execute query, e il motivo è qua, MySQL syntax error, unknown column nomi in field list. Quindi, bisogna sempre andare, i messaggi d'errore sono i nostri amici, insisto su questo perché tante volte vedo persone che hanno una serie di errori, non li guardano e cercano il problema chissà dove, no? Colpa del compilatore, colpa di sempre qualcun altro, quando magari il messaggio d'errore ti sta dicendo guarda che è lì che devi guardare, no? Sono tutte operazioni di cui tutti errori, tutte anomalie di cui ci possiamo accorgere solamente nel momento in cui lanciamo l'applicazione, la facciamo partire. Prima sono tutte stringhe queste, no? Quindi sono sempre giuste. Il compilatore Eclipse non ci può aiutare in nessun modo. Compila sempre l'applicazione, se poi è un errore te ne accorgi quando lanci la query al database. Quindi siamo noi che dobbiamo essere cauti, provare prima la query a parte nel SQL, nel browser, in modo da escludere, nel query browser, in modo da escludere che l'errore stia nella sintassi della query. E così via, un pezzo alla volta. Ecco, questo è visualizza. Se dovessimo inserire dei dati, pensiamo al progetto come l'avevamo fatto la volta scorsa, in cui avevamo un do prenota che a un certo punto aveva in mano un bin utente che conteneva i dati che l'utente voleva inserire. Noi di questo bin ciò che abbiamo fatto è di mostrarlo in una pagina di riepilogo dati dicendo benvenuto tra noi, sei prenotato, ma in realtà non sei prenotato per nulla. Noi dovremo a questo punto qui, nel controller, salvare i dati del bin all'interno del database. Ok, quindi basterebbe qua dentro fare un'istruzione di insert, i dati li abbiamo già tutti. La vera domanda è, ma adesso cominciamo a fare i pignoli, no? Finora abbiamo detto proviamo a scrivere qualche cosa per vedere come funziona SQL. E abbiamo visto che con 20 righe di codice ce la caviamo. Dove queste 20 righe di codice sono sempre uguali, tranne la query che devo scrivere ogni volta a seconda di ciò che mi serve e l'uso che ne faccio del risultato. Lo metto in una lista, lo metto in una tabella, lo uso per far altro, eccetera. Però in mezzo a queste due che sono, diciamo così, istruzioni di concetto, che qui rifaccio e che cosa me ne faccio del risultato, ce ne sono tante che sono passaggi obbligati. Allora, immaginate di prendere tutta sta roba qui, leggermente diversa, perché la query sarà diversa, e infilarla qui in mezzo. Cioè tutto l'ordine, l'estetica che siamo riusciti a raggiungere, la facilità di lettura e tutto, che siamo riusciti a raggiungere riducendo il controller ai minimi termini, verrebbe completamente distrutta.
Ma ha senso che dentro un controller ci devo mettere la password per collegarmi al database? E se ho 200 controller, in ognuno devo mettere connection string? E se cambio database, se cambio la password, quante pagine devo andare a ritoccare? Ma siamo pazzi. No? E la query stessa, ma perché deve finire lì dentro? In fondo, questa è un'operazione sul modello. Il database fa parte nel model view controller. Se devo metterlo da qualche parte, non lo metto nel controller, lo metto nel model. È il modello. Il modello fino a ieri era bin di richiesta, bin di sessione e in casi eccezionali bin di applicazione. Oggi diventa anche tabelle sul database. Le tabelle del mio database fanno parte del modello. Allora, l'operazione di scrivere nel database è un'operazione che deve essere gestita fuori dal controller, fuori dalle viste, dentro il modello. Dentro il modello cosa vuol dire? Vuol dire dentro il bin? Ma mi sto chiedendo dove metterle queste cavolo di istruzioni, no? Vuol dire dentro il bin? Cioè vuol dire andiamo a prenderci il bin. Utente bin. Vuol dire che io devo aggiungere a questo bin, bello tranquillo, pulito, un metodo salvati sul database. E quindi questo bin deve aprirsi lui la connessione al database. Mi sembra di creare delle dipendenze poco simpatiche. Perché un bin che per sua natura è una classe semplice, che contiene solamente dei dati, più vabbè, le regole di validazione dei dati stessi, per carità, ma deve importare java.sql. C'è la domanda a cui stiamo cercando di rispondere, dove metto queste varie parti? Allora, a queste domande, in realtà uno le può mettere dove vuole, l'importante è che quelle istruzioni vengano eseguite. Ma la vera domanda che stiamo facendo è, riusciamo a trovare una soluzione che ci soddisfi e che ci convinca che sia la soluzione migliore anche in vista di future espansioni di questa applicazione, di futuri sviluppi? Qual è lo schema architetturale migliore per salvare capre, cavoli non mi ricordo più chi c'era, e al lupo anche nella storiella in cui dovevi salvare tutti, no? Salvare tutti gli ingredienti, quindi rendere le cose facilmente leggibili, facili da modificare, il più possibile flessibili, per cui se domani cambio il database, se domani cambio le tabelle, se domani cambio la struttura dei dati, se domani cambio l'interfaccia, devo solo toccare quel pezzo e non il resto. No? Quindi quello che ci stiamo chiedendo è non che codice devo scrivere, ma che organizzazione devo dare al codice che scrivo. Questo è, diciamo così, una domanda codificata nel campo dell'ingegneria del software, no? E la risposta è, sono i cosiddetti pattern. No? I cosiddetti design pattern nell'ingegneria del software sono uno schema generale di soluzione a un problema specifico. Quindi quando ti trovi quel problema, ci pensi, lo guardi da tanti punti di vista e trovi tante magari soluzioni possibili, ti soddisfano un po' di più, un po' di meno, eh? Ma lo stesso problema l'avranno trovato altri in contesti simili. Allora, il linguaggio ti permette di risolverlo in molti modi, ma diciamo così, l'esperienza di altri che ci hanno provato può essere a volte, ve la trovate a volte, codificata sotto forma di pattern. Un pattern di cui abbiamo appena parlato si chiama factory, no? Abbiamo detto prima, questo è una factory, è un modo standard per risolvere un certo tipo di problema. Voglio creare una classe ma non so qual è, allora la faccio creare a qualcun altro e io lavoro con le interfacce. Una soluzione semplice a un problema ricorrente. Poi non lo trovate nelle librerie Java la factory, non esiste, perché non sono classi, non è codice, è un approccio allo scrivere il codice, il pattern. Non è una libreria di classi fatte. È un modo di usarle, è un modo di impostarle. Allora, nello specifico, ci sono vari, diciamo così, raccolte di pattern, no? Che sono nei libri, in alcuni siti web, alcuni standard sulla programmazione Java, diciamo così, normale, semplice,
Poi c'è questo signore che si è preso la briga di raccogliere dei pattern specifici sul Java Enterprise. E ogni pattern come è fatto? Prendiamone uno a caso, che è questo qui. Un pattern di fatto sono delle due pagine, una paginetta, che hanno tutti più o meno la stessa struttura. Problema. Che problema vuoi risolvere? Questo qua, questo pattern che ho preso a caso, vuoi un accesso centralizzato per tutta la gestione delle richieste di presentazione. Ma se il nostro mal di testa è questo, allora andiamo a vedere lui cosa, come propone di risolverlo. Allora questa sezione forze non vuol dire vantaggi, ma vuol dire dimensioni lungo le quali vuoi investire. Quindi vuoi evitare di duplicare la logica di controllo, vuoi applicare logica comune a richieste multiple, eccetera, eccetera. Allora, se tu ti ritrovi in questo problema, nella descrizione di questo problema, lui ti propone una soluzione. Una soluzione che in questo caso ha sintetizzato con un diagramma delle classi e un diagramma delle sequenze, in UML, dicendo allora crea una classe front controller, che probabilmente sarà specializzata in due sottoclassi, una per il servlet e una per il JSP, che riceve le richieste dal client e delega, e questo delegates a sua volta è una relazione che corrisponde a un altro pattern di delega, a un application controller la quale invoca i comandi oppure e poi fa vedere come chiamarlo. No, in questo caso è molto sintetico, no? Ne ho scelto uno che non aveva esempi di codice. Quindi sono una guida dicendo, guarda, noi proponiamo che per questo problema la soluzione te la devi trovare tu, perché non c'è del codice fatto. Però prova un po' a ragionare su questo modo di organizzare le cose, no? Di dove mettere le informazioni. Allora, nel nostro caso specifico, il pattern che ci risolve il problema di dove metto le istruzioni JDBC si chiama DAO, Data Access Object, e noi chiameremo sempre DAO, DAO. Aspetta che adesso lo ingrandisco un pochino, perché questo sito è fatto male, quindi se ingrandisco non si legge più tutto. E dice, il problema che è quello che stavo cercando di condividere con voi era vuoi incapsulare l'accesso ai dati e la manipolazione dei dati in un livello separato. Vuoi tenerlo a parte, perché ti serve per poter espandere e scalare in futuro. Cioè vuoi implementare meccanismi di accesso ai dati per accedere e manipolare i dati che sono invece in una, che risiedono in un sistema di memorizzazione permanente, cioè in un database. Vuoi disaccoppiare l'implementazione del database, della memorizzazione permanente, rispetto al resto dell'applicazione? Sì, lo voglio. Vuoi fornire una API uniforme per l'accesso ai dati, ai meccanismi persistenti, uniforme rispetto a vari tipi di fonti dati, tra cui database, ma tante altre cose che adesso non sappiamo ancora cosa sono, o XML, in realtà qui ci aggiungerei web service, eccetera. E questo non siamo ancora in grado di apprezzarlo adesso, ma quando parleremo di integrazione tra diversi sistemi informativi, è abbastanza importante che io, quando voglio un dato nel mio controller, le operazioni che devo fare siano le stesse, identiche, sia che il dato sia nel mio database locale, sia che questo dato sia dentro un altro sistema informativo, con cui dovrò contattare con meccanismi molto più complicati, adesso ad esempio web service. Ma dal mio punto di vista è un dato che è memorizzato da qualche parte. Voglio essere concentrato a livello di applicazione su quale dato voglio e cosa me ne faccio. Come fare ad ottenerlo? Voglio delegarlo a un livello più basso. Che poi, come faccio ad ottenerlo? Potrebbe essere fare una query SQL, potrebbe essere qualche cos'altro. Potrebbe essere leggere un file XML, potrebbe essere chiamare un web service remoto o chissà che cosa. Voglio poterlo fare. Vuoi organizzare la logica di accesso ai dati e incapsulare le caratteristiche proprietarie specifiche di quel database in modo da facilitare la manutenibilità e la portabilità. Sono tutte cose che ci piacciono. Allora cosa fai? Usa un oggetto di tipo Data Access per astrarre ed incapsulare tutti gli accessi all'oggetto persistente, al livello di memorizzazione persistente, diciamo che il database è solo per un esempio.
L'oggetto DAO gestisce la connessione con il data source per ottenere e memorizzare i dati. Allora, vediamo in pratica cosa ci suggerisce qua, no? Che poi è il pattern che useremo, cercheremo di usare, darci una regola per usare. Allora, in questi diagrammi le classi che non interessano sono in grigio, le classi in bianco sono quelle che fanno parte del pattern. No? Client, chi è client? Non è il browser in questo caso, il client è qualunque classe Java voglia accedere al database. Allora, client usa un oggetto data access. L'oggetto data access ha dei metodi. L'oggetto data access è un oggetto che permette di accedere a dei dati, ad esempio dell'utente, ad esempio delle prenotazioni, ad esempio del profilo, ad esempio, non so, del calendario. E ha dei metodi, crea, leggi, aggiorna, cancella, relativi a quel dato. Spesso i metodi sono questi proprio, e infatti spesso si usa la sigla CRUD, C-R-U-D, Create, Read, Update, Delete. No? Quindi quando sentite gli sviluppatori parlare tra di loro, mi serve un CRUD per l'utente, non è l'ordinazione di un panino, ma è un oggetto che abbia quei quattro metodi lì, che sono le quattro operazioni di base che si possono fare con i dati. Il Data Access Service sa come, o espone dei metodi, e sa come questi metodi possono essere implementati a livello di database. Quindi vedete che sulla colonna di destra, Data Source e Result Set, sono gli oggetti JDBC. Noi lassù avremmo messo Driver Manager, non Data Source, ma presto vedremo che Data Source è una versione più furba del Driver Manager, quindi ci sta bene. E Result Set lo conosciamo bene, insomma, da 10 minuti lo conosciamo bene. Quindi la parte destra, la colonna destra è le operazioni JDBC da fare. Chi le richiama? Dove sono? Dentro il Data Access Object, dentro il DAO. Che accede al Data Source, accede al Driver Manager, diremo noi oggi, per ottenere la connessione, e usa la connessione per creare il result set. Usa l'oggetto statement che crea a sua volta come risultato un result set il cui valore viene utilizzato dal DAO. E questo è il Data Access Object, contiene i metodi. Normalmente il Data Access Object non contiene i dati. I dati noi sappiamo già dove metterli, nei bin. Nei bin, noi abbiamo già un utente bin. Allora, non voglio creare un data access object utente o un utente DAO, come chiameremo per comodità, che contiene di nuovo a sua volta gli stessi campi dell'utente. Abbiamo già un bin utente che è capace a memorizzare i dati, a validarli e a farne altre cose. Allora, cosa succede? Che il DAO, se deve, insomma, fare una query sul database, restituisce il risultato creando un oggetto, un bin, che qui viene chiamato Transfer Object. Un Transfer Object è un oggetto che nasce e muore per spostare dei dati da un posto a un altro. Quindi un puro contenitore di dati, che può essere scambiato così. Che nel nostro caso è un bin. Il grande vantaggio qual è? Guardate quel Transfer Object, non c'è nessuna freccia che esce. Vuol dire che lui non dipende da niente. Il bin è il nostro caposaldo, è il dato, la rappresentazione del dato e non dipende da niente. Sono gli altri che dipendono da lui. Quindi se cambia qualcosa intorno, il bin non lo devo toccare perché non ha dipendenze. Non ha dipendenze dal database, non ha dipendenze dai metodi che voglio fare come query, eccetera, eccetera. E è il veicolo attraverso cui il client, cioè la nostra pagina GSP, il nostro controller, la nostra vista, il transfer object, ossia il bin nel nostro caso, è il veicolo con cui il controller e la vista si scambiano informazioni col database. Mandano avanti e indietro dei bin attraverso il DAO, quindi ti do un caro DAO, ti do un bin, scrivilo sul database. Caro DAO, dimmi qual è l'utente e dimmelo vuol dire restituiscimi un bin che contenga i dati dell'utente. Quindi abbiamo un doppio livello.
abbiamo degli oggetti che sono oggetti di trasporto, sono i bin, servono per contenere i dati, li abbiamo già studiati così, no? Il bin serviva per trasportare dei dati dal controller alla vista. Se questi bin sono progettati bene, non solo corrispondono ai campi di un form, ma corrisponderanno quasi sempre anche, con una certa approssimazione, ai campi di una tabella del database. Quindi un bin può rappresentare i campi di un form, un bin può rappresentare i campi di una tabella, in alcuni casi un bin rappresenta entrambi, perché guarda caso coincidono. Oppure i campi di un form coincidono con una vista su una tabella, molto più spesso, perché le tabelle magari sono più complicate. Quindi noi aggiungeremo al nostro, diciamo così, MVC, al nostro dizionario di MVC, Model View Controller, diremo controller, sì, vista, sì, modello che è fatto di due pezzi, bin e DAO. I bin tengono i dati, i DAO sanno come trasportare questi dati dal bin al database e viceversa. E qui c'è un esempio di utilizzo, così facciamo un po' di ripasso di UML, di come si usano questi oggetti. Il client, immaginiamo il controller, o la nostra JSP di prima. Non faccio crea connessione, ma creo un oggetto DAO. Guardate il client come ha la vita facile. Creo un oggetto DAO, poi dico all'oggetto DAO, dammi il dato che mi serve, cioè leggi i dati degli utenti, dopodiché l'oggetto DAO restituisce con questa risposta un riferimento a questo transfer object e l'applicazione deve semplicemente chiedere al transfer object i valori, cioè leggere i campi di un bin, niente di più semplice. Tutto il lavoro lo fa il DAO. Ma che poi usi un database o che se li inventi questi dati, io non lo vedo più come client. E il lavoro che fa il DAO qual è? Beh, innanzitutto è quello di negoziare col database. Quindi, data source, apri la connessione, lookup adesso non ce l'abbiamo ancora, ce l'avremo quando useremo data source. Apri la connessione, esegui la query crea un result set, e tu dal result set vai a prendere i dati, e questi dati che ottieni dal result set, mettili in un transfer object. Quindi crea un transfer object, riempi i campi, chiudi la connessione, non dimenticarti, e poi ritorna indietro il transfer object, il bin. Adesso poi ci sono due varianti almeno. Ad esempio in questo caso il bin viene creato dal DAO. E allora questo metodo restituisce un bin già bello che è fatto, pronto. Nel nostro caso invece il bin viene quasi sempre creato da Tomcat, con lo useBin. Quindi in questo caso cambia un po' la prospettiva, il client ha già un bin, passa il bin al DAO e dice senti riempimi questo. Ma cambia abbastanza poco, dipende solo da chi lo crea. Allora, o lo creo e lo riempio, oppure ne riempio uno che mi hanno già appena passato. Un po' come facevamo con l'error bin. Ti passo un bin e dentro mettici le informazioni. Quindi noi domani proveremo a riscrivere questa pagina e più anche quella di inserimento dei dati, così chiudiamo inserimento e visualizzazione, provando a separare l'operazione di accesso al database dentro questo nuovo tipo di oggetto, Data Access Object, dentro il quale sarà incapsulata tutta l'informazione. Lo faremo in due passi, il primo passo questa settimana, poi col data source lo faremo dopo, diciamo così, per renderlo ancora più generale. In realtà questa è la versione semplice. Le cose si complicano perché poi di solito il DAO vengono non creati direttamente così, ma creati attraverso una factory, proprio per rendere svincolata l'applicazione rispetto al luogo fisico in cui risiede il dato. Ma questo, se vogliamo, lo affronteremo molto più avanti. Per stasera vi ringrazio.